muoviamo qui un po' alla volta. Venite in modo da stare distanziati. Un'altra cosa importante, su ogni tratta di corda deve stare una persona. Quindi voi aspettate che passi la tratta. No, sono andato finito. Mamma di tu? Maria. Arriva? No, non arriva. Allora, chi non ha l'imbrago? Bene, questa azione sta dando delle spiegazioni riguardo a come avvengono le movimentazioni ai nuovi aspiranti all'attività. Rosaria Mendolara, delegato del Servizio Regionale Basilicata del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. Questa è la nostra 28ª delegazione dove, come ha già spiegato precedentemente il nostro responsabile tecnico, il nostro servizio regionale è diviso in 3 stazioni. Questa qua ovviamente è la stazione centro. Il Servizio Regionale Basilicata si occupa prevalentemente di soccorso, quindi di recupero in ambienti impervi oppure ostili, quindi movimentazione nei boschi per eventuali dispersi di qualsiasi entità, oppure recuperi in parete come la giornata di oggi. Oggi siamo a Pietrelisce di Viggianello, una bellissima parete attrezzata, dove, sperando che mai nessuno si faccia male, ma nel malaugurato caso che qualcuno possa incappare in un incidente, il soccorso alpino è operativo H24 su tutto il territorio del nostro servizio regionale e poi via dicendo anche negli altri servizi regionali di altre regioni d'Italia. Oggi, come vi è già stato spiegato, c'è una movimentazione di una squadra in stile alpinistico, quindi oggi facciamo formazione ma anche attività di soccorso se ce ne dovesse essere richiesta. I nostri contatti per le chiamate di emergenza sono il 118 oppure per qualsiasi indicazione c'è il nostro blog Soccorso Alpino Speleo Basilicata, dove uno può andare ad osservare un po' tutto quello che gli può essere utile sia sotto l'aspetto di indicazioni. Bene, i nostri contatti sono in più con i carabinieri, corpo forestale con cui cooperiamo a livello proprio pratico e con tutti i corpi delle forze armate in genere. Facciamo attività di risoccorso con Marina Militare, Aeronautica Militare, Esercito Italiano e quant'altro. Siamo abilitati al volo, quindi abbiamo all'interno della nostra squadra tecnici di risoccorso che ricoprono attivamente questo tipo di attività. Abbiamo gente esperta specializzata in speleologia o tutto quello che è il settore alpinistico. La movimentazione in sicurezza su corda singola. Appena arrivi ti allongi alla longe, perfetta la corda, e ti monti il tuo bloccante marcia. Però dopo ok, perfetto, con la corda della longe a valle ti muovi lungo la parete arrampicando e tirando su a tratti il bloccante. Bravo. La metti
di sicurezza e sposti il bloccante sull'altro ramo di coppia. Sì, mi sono già mandato la successiva. Metti subito la lonce sulla cotta, sottratto lo puoi fare solo con la lonce. Tieni la cotta, metti la lonce e cocci. Sì, prima la metti e poi la cotta. Ok, questo è la cotta. Ma sulla corda, devi metterla sulla corda, non sono mai scritta. Va bene da questo lato. Deve essere sempre? Perché se tu vuoi hai un fattore di... Vuoi dirgli qualcosa, Fernando?